Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video andiamo a vedere come utilizzare l'olio di Tung al puro sui nostri manufatti in legno. Per fare questo andremo a utilizzare tre essenze di legno come abete, rovere e faggio, quelle un po' più diffuse nei nostri laboratori, per vedere l'effetto che riusciamo a ottenere. Ma cos'è questo olio di Tung e come si utilizza? L'olio di Tung che ho scelto per i miei lavori è un olio totalmente atossico, è privo di qualsiasi tipo di solventi, è al 100% naturale ed è ricavato dalla spremitura dei semi dell'albero di Tung. In particolare ho scelto questo, tengo a precisare che non è una recensione, ma ho cercato online tra i vari tipi di olio di Tung quale potesse andare bene per i miei lavori. Quindi questo olio è privo di essiccanti, diluenti, solventi, totalmente naturale al 100%. Infatti è utilizzabile sia per i nostri manufatti di arredamento, come mensole, tavoli, pieni lavoro, ma anche per quegli oggetti che possono andare a contatto con gli alimenti, come i taglieri o anche quei giocattoli che possiamo definire, che possiamo dare in mano ai bambini. Sappiamo che con questo tipo di olio avremo un manufatto totalmente atossico. Una volta asciutto, quest'olio si presenta con una finitura opaca, risalta le venature e idrorepellente resistente alle macchie. Può essere usato sia in interno che in esterno e questo lo rende veramente versatile, utile per molte applicazioni. I tempi di asciugatura sono un po' lunghi, parliamo di 24 ore fra una mano e l'altra. Considerate che sul legno grezzo vanno date due o meglio ancora tre mani, quindi il lavoro si allunga di tantissimo. Per noi hobbisti questo non è un grande problema perché comunque essendo una cosa che facciamo per hobby sappiamo che possiamo lavorare in totale sicurezza anche se dobbiamo aspettare qualche giorno in più, ma secondo me ne vale la pena. Nel caso in cui volessimo accelerare l'assorbimento dell'olio di Tung, può essere diluito, se non ricordo male, al 50% con dei solventi come acqua raggia, ma di questo se qualcuno ne sa qualcosa in più lo scriva nei commenti che può essere utile a tutti. Nel caso in cui dobbiamo fare la manutenzione, quindi andare a ridare vita ai nostri manufatti che sono un po' logorati con il tempo, immagino un set da giardino o una mensola che magari soggetta ad usura, non sarà sufficiente applicare anche soltanto una mano dopo aver carteggiato leggermente il nostro manufatto e questo permetterà al legno di ringiovanirsi, infatti lo andrà a nutrire e a far risaltare nuovamente le venature. Passiamo ora alla parte pratica del video dove andremo a preparare le superfici a ricevere l'olio, ne vedremo la sua applicazione, ma prima ricordo per chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. Andiamo a vedere come si presenta questo olio di Tung puro. Ho trovato questo online, vi ripeto, non è una recensione, è uno dei pochi che ho trovato tossico. E come vedete dalle immagini si presenta con un giallo stile paglierino, però un po' più corposo e sicuramente più denso. L'odore è molto sopportabile, non è per niente pungente, si può lavorare tranquillamente anche in ambienti chiusi ed è molto denso. La sua applicazione può essere fatta a pennello o con un panno. L'importante è farla assorbire e far passare 20-25 minuti prima di esportarne l'eccesso. Cominciamo i nostri test con questi tre tipi di legno. Abbiamo una tavola di rovere, del faggio e dell'abete. In ogni caso andiamo a fare una giusta preparazione con della carta vetrata, partendo con una carteggiatura con grana 180, seguendo il senso della venatura. Dopodiché faremo un altro passaggio con grana 220 e questo è già sufficiente per poter dare l'olio. Se vi interessa un effetto un po' più liscio al tatto, prima di passare l'olio basterà dare un'altra mano di carta vetrata con grana 320. Quindi cominciamo con la 180 e, come ho già fatto nei campioni più piccoli, vado a delimitare la zona di lavorazione così da poterne e fare un paragone del risultato finale. È una cosa che possiamo fare è rifare il paragone con una lavorazione con grana 320 e 220. Andiamo a dividere ulteriormente la tavola.
Probabilmente l'olio passerà anche sotto lo scotch di carta, ma questo serve soltanto per andare a delimitare visivamente la lavorazione. Qua abbiamo una lavorazione a 2,20 come grana e qua la 3,20. Quindi vado a carteggiare con questa parte, mi fermo qui e sul pezzo di faggio e di abete continuo con a levigare fino a grana 3,20. Siamo pronti per poter dare l'olio sui nostri campioni, non prima però di averli puliti per bene dalla polvere che si è creata dalla levigatura. Utilizzo un panno per rimuovere la segatura che si è creata. Questa è un'operazione, per quanto banale possa sembrare, è fondamentale per la buona riuscita dei nostri lavori. Cominciamo con la tavola del rovere, che secondo me è quella che darà più soddisfazioni. L'olio è già pronto all'uso, quindi basterà versarne qualche goccia sulla porzione, stenderlo con un panno e aspettare 20-25 minuti prima di asportare via l'eccesso. Ci vediamo fra circa 25 minuti per andare a togliere l'eccesso di olio su tutti e tre i campioni. Passati 25 minuti cominciamo ad assorbire l'olio in eccesso, ma vediamo già che cromaticamente le tavole presentano una colorazione molto differente fra la parte oleata e la parte lasciata grezza. Ed ecco come si presenta il legno col trattamento con olio di Tung dopo 24 ore della prima mano di applicazione. Come possiamo vedere già si nota abbastanza la differenza, sicuramente meno nell'abete, ma nel faggio e nel rovere, in entrambi i casi, già notiamo una differenza di ambratura. Una cosa che vi accennavo è quello che il nastro carta non è sufficiente a bloccare il passaggio dell'olio, infatti come vediamo da questa parte e anche da quest'altra, l'olio è riuscito a passare tramite le fibre del legno. Arrivato il momento di applicare la seconda mano di olio. Il procedimento sarà praticamente identico, l'unica cosa che non andrò a carteggiare. La carteggiatura eventualmente si può fare prima della terza mano, qualora il nostro manufatto torni a essere leggermente poroso. Aspettiamo 25 minuti, dopodiché ne tiriamo l'eccesso. Trascorsi 25 minuti anche dalla seconda mano, vado a tirare l'olio in eccesso.
Ci vediamo fra 24 ore per la terza e ultima mano. Lavoro terminato, andiamo a vedere il risultato che sono riuscito a ottenere nelle varie essenze. Cominciamo con l'abete, dove è evidente in maniera minore il lavoro che ho fatto con l'olio. Al tatto si sente una superficie molto più liscia sicuramente. Dal mio punto di vista non lo consiglio per un tipo di lavoro su un abete grezzo. Il risultato, almeno estetico, non mi convince tantissimo. Andiamo a vedere il rovere, dove ho fatto due tipi di carteggiatura, dove sono arrivato alla 320 e qui mi sono fermato alla 220. Esteticamente il lavoro sembra non avere nessuna differenza, al tatto ovviamente il 320 si presenta più liscio, quindi da prendere in considerazione nel caso in cui i vostri lavori li volete realizzare con un effetto finitura più liscio. Questo lo vedo molto utile nei piani lavabo, dove è indispensabile che l'acqua scivoli via senza depositarsi e creare aloni. L'effetto cromatico, secondo me, che a me è piaciuto di più, è quello del faggio, dove praticamente riusciamo a stravolgere, a cambiare completamente l'effetto finale. Sembrano praticamente due legni diversi. Considerate che questa porzione di listello è tutto unico pezzo. La parte dove ho dato l'olio ha assunto una colorazione molto più calda e secondo me esteticamente anche più bella. Detto questo, andiamo a fare dei test di idrorepellenza e antimacchia sulle superfici. Cominciamo con l'idrorepellenza. Aspettiamo qualche secondo affinché il test sia veritiero, quindi vediamo realmente se l'olio è andato a creare questo strato impermeabile sulla tavola. Andiamo ad assorbire con un panno. Come vedete, l'acqua si trascina via senza creare nessun tipo di difetto. Andiamo a fare il test ora antimacchia. Lo andrò a fare con del caffè sul listello di faggio. Aspettiamo qualche secondo che il caffè si distenda per bene, dopodiché con un panno lo vado ad assorbire. Come vedete, il caffè è andato via, non ha macchiato il legno, si è perso leggermente un po' di lucidità sulla faccia dove ho dato il caffè, ma è una cosa del tutto naturale, perché passando un panno ha sportato anche via quel minimo di eccesso di olio che si percepisce ancora. Considerate che il test è fatto soltanto dopo 24 ore dall'ultima mano, ma facendo passare qualche giorno in più con olio completamente asciugato, questo tipo di difetto non si viene a creare. Quindi posso dire che la protezione sulle macchie, sul legno duro come il faggio, ha funzionato abbastanza bene. Quindi posso dire che questo olio di Tung, del tutto naturale, permette di poter dare una buona finitura ai nostri manufatti, andando a dare delle tonalità molto calde, risaltando la venatura, rendendo i nostri manufatti idrorepellenti e resistenti alle macchie. Anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. La scelta di cominciare a utilizzare l'olio di Tung puro deriva dal fatto che ha un ampio range di applicazioni. Infatti il poter lavorare sia in interno che in esterno e poter lavorare dal tagliere alla mensola all'arredo giardino mi permette con un unico prodotto di fare tantissimi lavori. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Spero che quanto visto possa essere utile a qualcuno per i vostri lavori. Ricordo ancora, per chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!